modo introdotto. La Commissione Giustizia del Senato ha approvato il DDL che riporta appunto il tema del contrasto all'intimidazione degli amministratori locali, ampliando la platea dei tutelati ai politici eletti a livello nazionale e locale e ai magistrati. Provvedimento, dicevamo, che prevede norme più severe anche per i giornalisti, fino a 9 anni di carcere. Non stupisce più di tanto, è stato il commento del segretario generale russo del presidente Giulietti della FNSI, che nel tentativo di tutelare se stessa, la classe politica, abbia espresso un voto quasi unanime sul testo, prevedendo tra gli altri provvedimenti un inasprimento delle pene a carico dei giornalisti che dovessero essere giudicati colpevoli di diffamazione ai danni di magistrati o di politici. Quel che stupisce è che si tenti di affermare l'esistenza di una categoria di cittadini più uguali degli altri. E questo, tutto questo mentre restano in sospeso questioni cruciali per il lavoro dei giornalisti. Ancora più grave, spiegano i vertici del sindacato dei giornalisti, è che il Parlamento lavori ad inasprire le sanzioni a carico dei giornalisti, mentre nessuna risposta è stata ancora data al problema delle cosiddette querele temerarie, né alla richiesta di cancellare il carcere per i giornalisti, strumenti divenuti armi improprie, utilizzate sempre più spesso contro i cronisti, in particolare contro quelli che, per svolgere il proprio lavoro, dovranno fare i conti ogni giorno con le minacce e le intimidazioni della criminalità. Ecco, questa è la situazione, un meccanismo, diciamo così, che dal punto di vista della giustizia è abbastanza complicato, nel senso che da una parte viene tolto il carcere per il reato di diffamazione, che comunque rimane, dall'altra viene introdotta questa norma che contempla un aggravante, e cioè se il giornalista viene comunque riconosciuto colpevole di diffamazione, anche se per il reato proprio, quindi le pene legate al reato non ci saranno conseguenze, però dall'altra parte, in un'altra parte delle norme che riguardano il mondo politico e il cosiddetto contrasto alle intimidazioni, comunque rimedierebbe una pena, perché se questa cosa riguarda un politico o un magistrato, rimedierebbe comunque una pena piuttosto cospicua, perché il suo atto, diciamo così, il suo lavoro verrebbe inquadrato come intimidazione verso gli amministratori locali. Un modo per arrampicarsi sugli specchi, sicuramente, per tornare a penalizzare una categoria che cerca di migliorare le sorti del giornalismo italiano, anche in relazione al fatto che viene fatto poco giornalismo d'inchiesta, e che quindi quando si fa giornalismo d'inchiesta si rischia sempre un po', perché si mettono in evidenza, si portano alla luce questioni che altrimenti, insomma, non verrebbero fuori, e quindi si rischia sempre la denuncia, e bisogna rispondere sempre in prima persona, perché con la crisi poi che cosa sta succedendo? Che molte aziende saltano, aziende editoriali, quindi non c'è la copertura del direttore, la copertura dell'azienda editoriale stessa, ci si muove in ambiti appunto da freelance, in cui poi bisogna rispondere direttamente del proprio operato. Ecco, questo per quanto riguarda il nostro spazio dedicato all'editoria, un fatto sostanziale, questo che cercheremo di approfondire magari nei prossimi giorni, intervistando direttamente Giulietti e altri giornalisti dell'FNSI che stanno seguendo questa vicenda. Dunque, per passare invece ai temi, agli spunti di Radio Rete Edicole, ieri abbiamo avuto questo bel momento, Assemblea.ed, come l'abbiamo nominata, una trasmissione che cerca un po' di ricreare del dibattito presso la nostra radio. Come? Innanzitutto chiamando alcuni esperti del tema al contatto attraverso Skype, e quindi creando una sorta di studio
permanente qui presso la radio, e aggiungendo a questi gli interventi attraverso WhatsApp. Io vi voglio ricordare appunto che con WhatsApp si possono produrre anche dei messaggi audio che, se raccolti in qualche modo dalla redazione, noi abbiamo formato un gruppo specifico che è fatto proprio in occasione del tema da trattare, ecco, se centralizzato dalla redazione, il singolo intervento viene trasmesso poi durante il corso del dibattito. È una invenzione netta, diciamo, che abbiamo pensato di mettere in campo per aumentare la partecipazione degli edicolanti, e devo dire che come primo esperimento è andato abbastanza bene. Lo potete trovare nella bacheca della nostra radio, quindi riascoltarvelo con calma. A questo primo appuntamento hanno partecipato Isabella Balbo, Giancarlo Modaffari per il collegamento Skype, con i quali abbiamo parlato della vicenda di Linguistica Più, che è un tema molto sentito dagli edicolanti. E poi ci sono stati altri edicolanti che si sono iscritti al gruppo di WhatsApp, che sono intervenuti. In particolare Giada ha mandato il proprio contributo audio. Per la prossima settimana stiamo cercando di formare un gruppo di discussione sul tema delle figurine Panini. È un tema che abbiamo già affrontato con Nicola Beccattini la scorsa settimana, e torneremo con lui in studio, quindi attraverso il collegamento Skype. Tra l'altro c'è ancora un posto disponibile, quindi chi volesse candidarsi come esperto di questo tema lo può fare, a patto che abbia un collegamento Skype. E quindi avremo queste due presenze, una sicura, quella di Nicola Beccattini presso Skype, e poi formeremo un gruppo con WhatsApp. Quindi, se volete iscrivervi al gruppo, dovete mandare un messaggio, un SMS per meglio dire, al numero 338 3716 833, e sarete automaticamente, se avete WhatsApp, iscritti nel gruppo. Vi ricordo di scrivere anche il vostro nome, così che io lo possa trascrivere nell'agenda elettronica e quindi avere un quadro più preciso di chi forma il gruppo in quel momento. Questa settimana abbiamo avuto 8 iscritti, quindi già un buon numero. Abbiamo lanciato diversi appelli, diversi inviti, cosa che rinnoviamo appunto per la prossima settimana. L'assemblea.ed andrà in onda mercoledì intorno alle 11, quindi per quell'ora chi vuol partecipare si può sintonizzare appunto sulle nostre frequenze, tra virgolette, siamo sempre una radio web, e seguirci, e nello stesso tempo mandare il proprio contributo quando dalla regia chiameremo appunto i contributi. La struttura della trasmissione è più o meno questa, che all'inizio si inquadra un po' il problema con gli esperti collegati attraverso Skype, e poi si aprono appunto gli interventi sui vari aspetti, quindi un aspetto alla volta cercheremo un po' di esaurire il tema. Basterebbero anche delle segnalazioni, questo sarebbe già importante avere attraverso WhatsApp delle segnalazioni che ci aiutino un po' a raccogliere dei dati. Ecco, questa della raccolta dei dati e delle segnalazioni è un elemento importante, perché se c'è materiale abbastanza, come già è stato il caso di ieri della trasmissione su Enigmistica Più, potremmo pensare poi qui in regia di costruire un file audio sintetico su questo tema e mandarlo in giro. Questo aiuta sicuramente la causa degli edicolanti
anche perché la fa conoscere anche al pubblico dei lettori, dei frequentatori dell'edicola, che quindi possono ascoltare direttamente dalla voce degli edicolanti cosa c'è dietro il duro lavoro dell'edicolante da una parte e dietro una pubblicazione, un'iniziativa editoriale, un qualche cosa che comunque attiene alle scelte commerciali del cliente, quindi magari potrebbe essere interessante per il cliente stesso capire meglio che cosa sta acquistando e che cosa succede nel momento in cui appunto fa il suo acquisto di Enigmistica più, ma anche di altri prodotti. Qui la galleria delle cose strane che accadono in edicola proprio perché c'è lo strapotere degli editori è davvero molto molto lunga. Bene, allora noi intanto ci stiamo avvicinando all'appuntamento con i Sinagi Provinciale. Oggi avremo con noi Oscar Nalesso, che è il segretario del Sinagi di Padova. Con lui parleremo, credo, del distributore che appunto per quanto riguarda quella zona è cambiato ultimamente, quindi tra Treviso, Padova, Verona anche c'è ancora qualche cosa da aggiustare dal punto di vista dei rapporti e dell'organizzazione del lavoro. Sentiremo appunto da Oscar Nalesso qual è la situazione. Prima